Matteo 5,3. Beati i poveri in spirito, perché loro è il regno dei cieli. Perché nel Vangelo si parla di povertà di spirito? Io ho sempre pensato che si trattasse di ricchezza di spirito. No? Ricchezza interiore, luce interiore, illuminazione. Ma che? Gesù parla di poveri in spirito. Ma come? È una vita che sto costruendo ricchezza interiore. Allora, Mori, ma questo costi capire? No? Cioè, cercate di capirlo, no? Pensate che Gesù era scioccante quando parlava, la gente non lo amava soltanto, la gente lo voleva uccidere, lo voleva proprio ammazzare. E dovete rendervi conto che se oggi queste parole sono misteriose, 2000 anni fa erano terribili. Gesù è un vero ribelle e non ha mai fatto male a nessuno. Che cosa intende e perché? Non mi permetto di dire quello che Gesù intende, perché vorrebbe dire essere io stesso un Cristo, e non lo sono. Mi permetto solo di farvi notare delle sfumature, e non ho la pretesa di dire che Gesù vuole dire solo questo, ma vi faccio notare un dettaglio meraviglioso. Beati i poveri in spirito, nella lingua antica, tra l'altro nel greco in cui gli Vangeli sono stati scritti, ma anche in aramaico in cui Gesù parlava, vuol dire una persona, diciamo, non carica di sé. Quindi una persona povera di ego. E a mio avviso, vi faccio notare questa parola del Vangelo, perché non è vero che si parla di disidentificazione solo nel buddismo e nell'induismo. Qui Gesù, a mio avviso, sta parlando esattamente di disidentificazione, cioè lo spirito di essere completamente vuoto da qualsiasi identità con qualcosa. Questa è una cosa bellissima. Quindi scusate il salto dalla pubblicità cretina alle parole straordinarie del grande maestro, ma se non le portiamo nella praticità rimangono solo chiuse nel Vangelo, impolverate, cioè non rimangono più uno strumento pratico. E notate una cosa, guardate le parole incredibili di Gesù: i poveri in spirito erediteranno la più grande ricchezza delle ricchezze, il regno dei cieli. Cioè, le sue parole sono straordinarie, sono... Oggi si dice che un cuoco è bravo si accosta un po' il salato al dolcetto. Altro che, qui sta accostando la povertà alla più grande delle ricchezze. E dire che una persona povera in spirito, quando sempre si parlava di ricchezza di spirito, lui sarà l'unico ricco che erediterà il regno dei cieli, cioè la ricchezza di tutte le ricchezze. Queste parole sono terribili. La gente, tanti, soprattutto gli uomini religiosi dell'epoca, lo voleva ammazzare proprio, non uccidere, proprio ammazzare. Era offensivo. Eppure guardatelo a livello un po' più sottile, col gioco che abbiamo fatto, con leggerezza ma con profondità. Ci sta parlando anche, non pretendo di dire che ci sta parlando solo di questo, perché i Vangeli esoterici sono meravigliosamente profondi, molto più profondi di me, perché vengono da un maestro molto più profondo di me. Però mi sembra che si possa porre l'attenzione sul fatto della povertà di spirito, intesa come uno spirito vuoto da qualsiasi identificazione, ma anche con l'identificazione spirituale. Hai visto la Coca-Cola che dava l'immagine, sei figo, per ogni cosa c'è gente che fa del bene? Infatti si sta cercando di vendere una Coca-Cola uno spirituale, no? Capite? Una bevanda spirituale, mentre... E quindi qua Gesù parla di poveri in spirito, cioè poveri di tutto. Anche dell'identità con le paroline spirituali. Quindi questo non sono solo parole, sono strumenti. A mio avviso sono strumenti di disidentificazione con qualsiasi forma esteriore in cui l'ego, a cui l'ego si è aggrappato. Piccolo passo più avanti, scusate se vado un po' più nel profondo. Abbiamo parlato di automobili e di Coca-Cola. Abbiamo sempre parlato di cose che io acquisto. Esiste un'identificazione nel lasciare anziché nell'acquistare. Ovviamente la pubblicità non è interessata perché vuole farti comprare, no? Per molti secoli una pratica spirituale è consistita nell'abbandonare i beni materiali. Ed ha un perché.
Se non sei schiavo di tanti pensieri materiali, puoi più dedicarti ai pensieri di trascendenza. Ah, un perché? Tuttavia sappiamo bene che non basta non avere una casa per essere libero dall'attaccamento, no? Allora, vi prego di notare questa cosa molto importante. Adesso in questa pratica, gli ultimi 5 minuti, la prossima volta faremo cose più pratiche, si può riaccendere la luce? Chi la sa, ragazzi? Non so. Cercheremo di dare degli spunti che vi lavoreranno dentro. E l'idea è un pochino impoverirvi nello spirito. A vostro modo. Ognuno a proprio modo. Lo vedete? Selfish, carino quello. Questo è il meccanismo dell'identificazione. E stiamo parlando dell'identificazione con un'automobile o con una macchina. Vi prego di essere leggeri. Vi prego di ricordare che non vi sta dicendo che non potete guidare una bella macchina. Vi sta solo dicendo fate attenzione, che avendo una bella macchina non vi inchiodate spiritualmente e rimanete dei buzzurri dentro una bella macchina. Questo vi sta dicendo. E vi si dice anche un'altra cosa, quasi sempre è così. Non vi offendete, ma è la verità. Primo meccanismo dell'ego. Più ho, più sono. Da dove viene questo? Viene dagli animali. L'animale più forte ha le femmine. L'animale più forte preda e porta il cibo al branco. Lo vedete? L'animale più debole non si accoppia. Mi piacciono i lupi e per esempio si accoppia solo il maschio alfa. I più deboli non si accoppiano. I debolissimi vengono cacciati dal branco. Senza farla troppo lunga sul comportamento dei lupi, questa idea che più ho più sono viene dagli animali. E un animale è sacrosanto perché permette all'animale di vivere. Voi dovete sapere che l'animale non vorrebbe far secco il lupo alfa, ma lo ringrazia perché permette a tutto il branco di vivere. Non è come la nostra politica. Okay. Gli animali rispettano il capo branco profondamente. Il capo branco permette a tutto il branco di vivere. In natura, il maschio dominante mangia per primo, ha di più, in un certo senso, perché è di più, ha più energia, ha più forza, è un capo, ha una forma di magnetismo, no? Diciamo così. Tuttavia, quando cresciamo, questi atteggiamenti animali continuiamo ad averli e diventano consumismo. Qual è la fregatura? La fregatura è che se non ne sono consapevole, io cerco, chiedo ai prodotti che ho di creare una mia identità. Cioè, io sono ciò che ho. No, no, aspetta, io lo so che non sono ciò che ho. Sì, lo sai. Ma oltre a saperlo? Domanda. Quali sono i prodotti che tendi a, diciamo così, prendere per costruire un'immagine di te? Non devi smettere di prenderli, prendi solo con consapevolezza. Se no esco e mi esplode la macchina. Non devi smettere di comprare i prodotti. Se vuoi comprarli, comprali. Accorgiti solo del perché li compri a livello sottile. C'è un'identificazione, puoi usare, pensa che bello, puoi usare lo shopping come forma di meditazione. È attualissimo. Usalo, osserva, accorgiti. Seconda cosa, come appaio agli altri è come sono. Ah, ma io so che non è così. Lo sai. Eppure è molto importante apparire sugli altri. In un certo senso vuol dire che lo sai, ma non lo sei. Cioè, non l'hai ancora realizzato mentre lo sai. Quindi, questi due meccanismi dell'ego, attenzione, sono alla base dell'identificazione e dell'attaccamento. Questo lo vedremo più nel dettaglio nella prossima lezione, nel prossimo incontro, dove andremo un po' dentro esercizi pratici di decondizionamento giocosamente. Identificazione. Fuori, beni materiali. Lamborghini è una macchina meravigliosa che mi piace molto. Una piccola barchetta, un gommoncino. E una piccola casina umile, vedete? La vedete tutti questa immagine? Forse non si vede tanto bene.
l'identificazione all'esteriorità costruisce una mia identità, qui è più un'identità maschile, forse con la casa siamo più nel femminile, però una bella macchina, una barca, una casa, ma anche un bel vestito, un orologio, qualsiasi cosa, quello che vi viene in mente. Ma la stessa identificazione rivolta all'interno vi fa aggrappare i pensieri alle emozioni. Quando io siedo in meditazione, quando pratico la consapevolezza nella vita quotidiana, per distaccarmi dalle emozioni, io devo essere conscio dei miei meccanismi di identificazione anche all'esterno di me. All'esterno mi identificano con una cosa che ho o con una cosa che faccio. Scalo il K2. Ok, tu stai in ufficio, io gioco a golf. Tu vai a motorino, io vado a cavallo. Ok? Cioè, io mi identifico, senza saperlo, col fare le cose fighe. Ma all'interno, lo stesso meccanismo, girato di 180 gradi, mi fa aggrappare i miei pensieri alle mie emozioni. Quindi, è inutile dire alle persone, non pensare, chiudi gli occhi. Non funziona così. Non potrai mai meditare così. Certo, potrai stare una vita a occhi chiusi. Ma la meditazione è un'altra cosa. È una disidentificazione. E qual è più facile delle due? Esatto, è più facile perché la vedo. Voi conoscerete persone che ce l'hanno con chi ha una bella macchina, ce l'hanno con una bella casa, ma sono pronti a morire per la loro idea. La società ci dice addirittura che il primo è materialista, il secondo è un figo. E se non fosse così? E se fosse che il primo si è identificato con una macchina o col golf, e il secondo si è identificato con un'idea? Ma è sempre un'identificazione. Quando Gesù è davanti a Ponzio Pilato, si dice che quando Ponzio Pilato gli abbia chiesto e qual è questa verità, sembra che Gesù sia rimasto in silenzio. Ma immaginate quel silenzio. Ma io immagino magari Ponzio Pilato ha davanti un Buddha, non ha davanti propugnatore New Age. Vede? Ha davanti un Christos. Poi immaginate cosa doveva percepire Ponzio Pilato, no? Tra l'altro la moglie amava Gesù, eccetera. Cioè l'era andata ad ascoltare così, no? Si dice. Quindi, però Gesù non è, guarda, ti spiego così, se ti spiego io, ti spiego. Cioè, i grandi maestri, i veri maestri, sono anche disidentificati dalle idee stesse sulla spiritualità, perché sono spirito. Vabbè, ma io che c'entro con un Cristo o un Buddha? Beh, è meglio prendere loro esempio, no? Lascia che siano loro i tuoi maestri, no? Vedete, tanta gente dice, ma io non sono a quel livello. Appunto, prendi esempio dai veri esempi, no? Allora, permettetemi di ripeterlo. Identificazione esteriore, beni materiali o cose che io faccio esteriormente. Una volta ho conosciuto una persona che c'aveva una lira e non fregava niente delle case, però stava tutta la vita in viaggio. E ho detto, guarda che stai a scappare, tu vai? No, perché la Lapponia, ho capito, la Lapponia. E poi da qua Nuova Zelanda, fermo, dove vai? Alla fine lui si sentiva un gran figo perché viaggiava. Ma quella era un'identificazione, non era un viaggio interiore mistico, era una fuga. Quindi io posso trovare una persona che ha delle cose materiali in cui si identifica, ma un'altra in cui si identifica con le cose che fa. E infine c'è la persona che si identifica con ciò a cui rinuncia. Io ho rinunciato a tutti i beni materiali, la gente è materiale, sono spirituale. Questa è un'identità spirituale. Mi seguite? Attenzione, molto sottile quello di cui stiamo parlando, ma cerchiamo di farlo con grande semplicità per avere degli insight, delle intuizioni. Bene, non ti offendere, tu ce l'hai tutte. Non ce l'hai una sì e una no, ma ce l'hai proprio tutte. E va bene così, benedicito. Solo alcune sono più forti, alcune meno forti, ma ce l'hai tutte. E se tu non lo vedi, vuol dire che non sei pronto a passare dalla terza elementare alla quarta. Hai capito? Non devi condannare nulla, devi solo vedere e benedire. Quando prendi coscienza e inizi a vedere che hai chiesto al golf a cui tu giochi e fai il figo di darti un'identità, allora forse potrà capire questa identità. E la cosa bella è che potrai continuare a giocare golf tutta la vita.
E la cosa ancora più bella è che ora te lo godrai molto più di prima il golf. Sì.